Zoccrificio spunta ipotesi cooperativa, è una delle soluzioni prospettate ma tutto è ancora da vedere. Si chiude un anno di incertezze e prospettive quasi nulle per gli ormai ex lavoratori dello stabilimento Basso Morisano. Impeachment, frattura e sanità. Emilio Izzo non molla. Il portavoce del Comitato ha tracciato il bilancio di un anno di attività. Tante le battaglie in difesa degli ospedali pubblici della provincia di Serbia e le scelte del governatore. Scuole a Campobasso, novità per gennaio. Gli alunni dell'istituto di Via D'Amato avranno a disposizione il nuovo edificio di Via Berlinguer. Stop ai doppi turni. Per i bambini della Don Milani alcune classi tornerebbero in via Leopardi, le altre andrebbero alla Dovidio. Disagi treni, centrodestra, regioni si attivi. I consiglieri Iorio, Fusco Perrela, Sabusco e Cavaliere hanno sollecitato Nagni e l'esecutivo ad attivarsi concretamente presso Trenitalia e far valere le ragioni dei Molisani. Un anno di sport, il rewind del 2016. La redazione sportiva ha preparato un riassunto di quanto di rilievo accaduto nell'anno che si chiude oggi. La trasmissione in onda domani. Buongiorno dal telegiornale di Telemolise. In apertura parliamo di lavoro e in particolare dello zuccherificio del Molise. Per gli ormai ex dipendenti si chiude un anno l'insegna dell'incertezza e mancanza di prospettive concrete. Tra le ipotesi di rilancio spicca quella della costituzione di una cooperativa, ma tutto è ancora da vedere. Ce ne parla Fabrizio Occhionero. Si conclude un anno amaro per gli ormai ex lavoratori dello zuccherificio del Molise. La lettera di licenziamento, la procedura di mobilità, ma soprattutto una grande incertezza per il futuro. Un presidio che continua, quello allestito da mesi davanti ai cancelli dello stabilimento. Un appello alla politica a tutti i livelli per trovare soluzioni concrete, opportunità di reinserimento lavorativo. Tutto ancora da capire e verificare, oltre le misure di accompagnamento al reddito, tra le ipotesi spu punta quella di costituire una cooperativa per rimettere in moto la fabbrica e rilanciare il settore, un'idea ancora in una fase embrionale sottoposta ai lavoratori da Domenico Calleo, presidente di Conf Cooperative Molise, che ha incontrato le maestranze insieme all'imprenditore Natalino Stocco. L'idea è quella di rilanciare la filiera attraverso una forma di socializzazione dove gli operai diventeranno i protagonisti della filiera attraverso una rete di cooperative che logicamente convergerà eventualmente i bieticoltori nella fase diciamo, produttiva e poi tutti i lavoratori che possono riguardare la trasformazione del prodotto, la logistica, i servizi e il trasporto. Però ripete, è un discorso che deve essere approfondito attraverso un nostro studio che ci porterà a dati oggettivi. Parliamo logicamente di un'idea progettuale, dobbiamo verificare i prodotti che potremmo eventualmente realizzare, può darsi pure che alla fine dello studio verrà fuori che lo zucchero non è un prodotto purtroppo più competitivo e dobbiamo andare in altre direzioni. Le risorse? Le risorse le possiamo attingere sicuramente dall'area di crisi non complessa, eh, ci sarà il PSR, ci saranno i contratti di filiera, i bandi usciranno intorno a febbraio-marzo, per cui abbiamo tutte le, diciamo, le condizioni per offrire loro un'eventuale possibilità di, di, di rilancio di fila e oltretutto abbiamo il nostro sistema bancario che finanzierebbe poi la quota parte che la cooperativa dovrebbe investire. All'orizzonte ci sono l'asta per la vendita dei soli beni mobili, ma anche ipotesi di rilancio, le cosiddette politiche attive. Sono fiducioso perché noi dovremmo cercare sempre di valorizzare quello che il Molise ha avuto in questi anni. Non dimentichiamo che insieme alla, alla filiera dello zucchero abbiamo anche la filiera del tessile, la filiera del, eh, dell'avicolo. Eh, sono settori che pian piano dobbiamo rilanciare. Quell'avicolo a breve ripartirà. Amadori ha acquistato i beni e, e ha presentato già una bozza di piano industriale al Ministero. Sul tessile ci stiamo lavorando perché rappresenta comunque eh, il passato, eh, il, e secondo me anche il futuro della economia regionale. Ci dobbiamo credere e io credo che la forma cooperativa, dove il socio diventa responsabile del, del proprio futuro, può essere la formula vincente. I lavoratori hanno ascoltato l'ipotesi progettuale e si sono riservati di esprimere una decisione. Serve un piano stilato, nero su bianco, che possa davvero dare forma al rilancio dell'impianto attraverso la formula della cooperativa. Conferenza stampa di fine anno di Emilio Izzo che ha tracciato il bilancio dell'attività del suo comitato per l'impeachment di Paolo Frattura per la difesa dell'ospedale e della provincia di Isenia. Il servizio di Enzo di Gaetano. Conferenza stampa di fine anno del Comitato Popolare per l'impeachment di frattura. L'iniziativa è stata presa dal portavoce del Comitato stesso, Emilio Izzo. Il bilancio per quanto riguarda il nostro Comitato è positivo nella misura in cui la nostra voglia era quella di far capire e di raccogliere consensi rispetto a una richiesta di dimissione del Presidente. È sicuramente positiva perché... Abbiamo raccolto in pochissimi giorni centinaia e migliaia di firme, tant'è vero che poi ci siamo fermati perché come dire sentivamo anche in senso di repulsione rispetto a questo e capiamo chiaramente che avevamo ragione, cioè che questo presidente che è stato si è eletto il giorno dopo da molti non veniva più considerato tale. Il senso della manifestazione qua davanti lo sanno tutti. le persone continuano a morire, i reparti continuano a chiudere, il presidente continua a dire adesso noi faremo le assunzioni, ma questi medici prima non potevano essere assunti, stiamo perdendo tempo per capire. Qual quale dovrà essere la commissione quale sarà il medico che dovrà entrare in modo che sarà in linea con la cordata politica? Amici miei, non è questa l'attività pubblica. Emilio Izzo, nella sua conferenza stampa di fronte all'ospedale di Isernia, ha attribuito a Frattura un disegno politico ed economico di smantellamento dei servizi primari della provincia di Isernia. Frattura l'ha detto praticamente qualche giorno dopo le sue elezioni che la, la, il Molise finiva praticamente a Castel ma è finito molto prima, evidentemente, visto i danni che sta facendo anche sull'ambiente. Ma Coia e prima ancora di lui Brasiello hanno dimostrato come chiudendo l'università, chiudendo gli ospedali, abbrutendo qualsiasi tipo di attività, lasciando perdere l'ITR non se ne fregavano di questo territorio, anzi lo dovevano penalizzare perché evidentemente era legata a una vecchia cordata politica. Amici miei ricordiamo che le cordate politiche se le sono fatte insieme, adesso praticamente una è l'opposizione e l'altro no, ma frattura ha portato avanti tutte le sue attività pubbliche e private, tutte le ha portate, dalla metropolitana leggera ai led. Alla, alla, alle centrali, a quanta, anche alle case private. No, questo non può essere. L'attività dell'impeachment eh, continuerà fino, fino all'infinito, ma certamente questo sarà l'anno che Frattura dovrà la, lasciare, che gli piacciono ingloriosamente, perché non ha governato, ma ha soltanto regnato. L'azienda sanitaria regionale ha prorogato i contratti a tempo determinato in scadenza alla 31 dicembre a circa 150 tra infermieri e collaboratori professionali sanitari, tecnici, fisioterapisti e ostetriche. Il provvedimento del direttore generale Gennaro Sosto a seguito dell'avvio delle procedure straordinarie di concorso per l'assunzione di personale stabilite nel Decreto 60 del commissario ad acta Paolo Frattura. E sull'argomento intervenuto il segretario regionale della FI. Alza Carmine Vasile, non sono stati rispettati gli impegni presi, ha detto: mancano diverse figure professionali, come tecnici di radiologia di laboratorio, ostetriche e dietiste, tecnici di neurofisiopatologia. Sul fronte infermieri, ha concluso: si parlava di averne 400, ma ne sono stati considerati 280. E torniamo a parlare di scuole sicure perché c'è una buona notizia per gli alunni di via D'Amato a Campobasso che a gennaio avranno a disposizione la nuova scuola, quella di via Berlinguer. Dunque stop ai doppi turni che vanno avanti da settembre. Novità in vista anche per i bambini della Don Milani. Alcune classi tornerebbero in via Leopardi, le altre sarebbero sistemate nella Francesco Dovidio in via Gorizia. Il trasferimento, secondo il comune, entro fine gennaio. I dettagli nel servizio di Anna Maria di Matteo. Il 2017 si aprirà con una buona notizia per gli alunni della scuola primaria Nina Guerrizio di Campobasso perché entro l'Epifania sarà consegnato il nuovo edificio, quello di Via Berlinguer, destinato ad ospitare i bambini che da settembre frequentano le lezioni con i doppi turni. I lavori sono andati avanti spediti consentendo così l'apertura dell'edificio all'inizio del nuovo anno. Dunque la vicenda di Via D'Amato sembra essersi chiusa in maniera positiva, il condizionale d'obbligo, ma a meno di problemi dell'ultima ora i bambini dal 9 giugno gennaio, data della ripresa delle elezioni, avranno la nuova scuola. Ma se per gli alunni della Nina Guerrizio è stata trovata la soluzione definitiva al problema, altrettanto non si può dire per il momento per quelli della Don Milani di Via Leopardi. Il caso infatti è tutt'altro che risolto perché dopo le vibrate proteste dei genitori contrari al trasferimento dei bambini nell'edificio della Francesco d'Ovidio in Via Gorizia, l'amministrazione comunale starebbe correggendo il tiro valutando altre soluzioni. Tra queste c'è la possibilità che una parte dei bambini possa tornare proprio nell'edificio di via Leopardi nell'ala che è stata oggetto di interventi di miglioramento sismico. Gli altri andrebbero in via Gorizia ospitati nella parte che sarà soggetta agli interventi peraltro già previsti. Secondo le stime del comune i doppi turni per i bambini della Don Milani potrebbero concludersi per fine gennaio quando cioè saranno completati i lavori alla Dovidio. La decisione di dividere il classi è stata dettata dalla mancanza di spazi adeguati. L'edificio di via Gorizia infatti non avrebbe potuto ospitare tutti gli alunni, da qui l'idea di utilizzare l'ala della Don Milani sottoposta ad interventi antisismici. Il 2016 si chiude dunque con l'impegno dell'amministrazione comunale di porre fine ai doppi turni prima possibile e con la speranza per i genitori e gli alunni della Don Milani di iniziare un nuovo anno con maggiore serenità. Il Molise è tra le 30 regioni d'Europa meno virtuose per quanto riguarda l'efficienza della pubblica amministrazione. E' quanto emerge dall'analisi dell'ufficio studi della CGA su dati della Commissione europea sulla qualità e quantità dei servizi erogati. Rispetto ai 206 territori rilevati da questo studio, sono 7 le regioni del Mezzogiorno che si collocano nelle ultime 30 posizioni, con il Molise al 191 posto, meglio solo di Calabria. 193 esima Campania 202 I consiglieri regionali di centrodestra sollecitano la regione e l'assessore Nagni ad agire con decisione e subito per risolvere i problemi del trasporto ferroviario e per dare eh, risposte alle proteste e alle sollecitazioni degli utenti, ce ne parla Tonino Danese. Strade colabrodo, collegamenti disastrati, frane Treni quasi mai puntuali, disagi per i pendolari. Anche il 2016 ha fatto registrare il malcontento dei cittadini per servizi che dovrebbero funzionare, ma non è così. Appelli alle istituzioni, incontri e promesse, annunci di finanziamenti, appalti, eppure ancora niente si risolve definitivamente. Restando in tema trasporto ferroviario, allo scadere del 2016, i consiglieri regionali di centrodestra hanno voluto ricordare all'assessore Nagni e all'esecutivo Frattura che non è più tollerabile avere un servizio pubblico. Ben remunerato che relega i molisani a cittadini di serie B senza gli stessi diritti di quelli di regioni più grandi, i cui amministratori evidentemente hanno maggiore voce in capitolo rispetto ai nostri. Chi governa il Molise hanno detto Iorio, Fusco Perrella, Sabusco e Cavaliere, nonostante annunci, proclami e lettere, non è riuscito a tutelare i diritti e le prerogative dei viaggiatori costretti a subire disagi, soppressioni di tratte come quella per Benevento, riduzioni di corse come verso Napoli. O e che si affidano ormai solo a pullman sostitutivi. Tra gli emblemi del disservizio, l'ormai famigerato treno Roma-Campobasso e il lontano, dimenticato binario 20 bis nella capitale. Abbiamo sentito dire che con i 90 milioni trasferiti dallo Stato al Molise per saldare i debiti con Trenitalia, finalmente ci sarebbero stati servizi migliori con treni nuovi. Al momento, hanno sottolineato i consiglieri di centrodestra, i disagi continuano e nella nostra regione i treni vecchi di oltre 15 anni. Sono il 77,3%, il materiale rotabile è in uso da più di 17 anni. Le tariffe da noi sono aumentate del 9%, ma guasti tecnici, intoppi, sovraffollamenti sulle vetuste carrozze si susseguono. Chi di dovere sbatta i pugni per ottenere servizi dignitosi e nel rispetto di quanto previsto dal contratto con Trenitalia in vigore dal 2009 hanno continuato, ma il pensiero è comune a tanti cittadini. Iorio, Fusco Perrella, Cavaliere e Sabusco hanno concluso rimarcando che in sede di discussione di rinnovo del contratto, la Regione faccia valere le sue ragioni, quelle della gente, senza assistere con passività a decisioni sempre più spesso calate dall'alto. Il Ministero dell'Interno ha messo a finanziamento il progetto Percorsi di orientamento e informazioni in Molise, realizzato dalla Regione dall'ambito territoriale sociale di Campobasso. L'obiettivo è favorire, facilitare e qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri organizzando un sistema integrato di servizi territoriali. Ha messo a finanziamento anche il progetto dell'ambito territoriale sempre di Campobasso per sperimentare un modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità tra le iniziative previste trasporto disabili e assistenza domiciliare per le persone con disabilità. Si è parlato delle opportunità del riconoscimento di area di crisi non complessa per il basso mulise nel convegno organizzato a Aurori dalla parlamentare del PD Laura Venitelli per le imprese, finanziamenti a fondo perduto e mutui a tassi agevolati. Manuela Iorio Agricoltura, turismo, industria, quali opportunità per il territorio del Basso Molise che è stato di recente riconosciuto come area di crisi non complessa? Se ne è parlato Aurori in un convegno organizzato dalla parlamentare del PD Laura Venitelli che ha spiegato come le imprese che vogliono avviare iniziative nei tre settori interessati possono accedere a questi fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico in parte a fondo perduto e in parte con mutui a tassi agevolati. Un'opportunità anche per alcune aree della provincia di Ridare alle realtà che si trovano su questo territorio la possibilità di accedere direttamente ai fondi ministeriali significa ridare nuove chance di sviluppo. Considero questa, uh, questo traguardo, un vero traguardo. E, cioè, abbiamo lavorato tanto con il gruppo. Che, diciamo che mi assiste e che sta a fianco a me e abbiamo lavorato tantissimo proprio perché abbiamo immaginato che questa doveva essere, assieme alle altre misure che sono inserite nella finanziaria e definite come industria 4.0, un'opportunità importante per il nostro territorio, per le nostre industrie e anche per, per coloro i quali vogliono fare il turismo importante. Si è parlato anche del nuovo testo unico sui vini. La Venitelli ha fatto sapere che il PD sta lavorando alla costituzione di un comitato che porterà al Ministero quelle che sono le istanze del Molise che ha una viticoltura importante ma che non ha ancora quella capacità di imporsi sui mercati internazionali proprio perché alcuni vitigni non possono avere il riconoscimento dell'etichetta. L'emendamento serve proprio a questo. Un risultato importante è anche quello che abbiamo conseguito con l'emendamento che dà la possibilità alla nostra viticoltura di recuperare quello che è il gap che aveva lasciato negli anni passati. Una, un, un emendamento approvato nel testo unico dei vini che diciamo, ha visto l'approvazione definitiva a metà, a metà dicembre che consentirà appunto alle nostre aziende di poter scrivere sull'etichetta i nomi dei vitigni anche di quei vitigni che erano oggetto di doc e che poi sono stati oggetto da parte di altre regioni di, di ricorsi che ci hanno appunto fatto perdere eh, tanta economia. Non sono mancate le polemiche sulla legittimità dell'ordinanza del sindaco di Campobasso che ha limitato i fuochi pirotecnici in città. L'ordinanza, ha precisato Battista, non ha nulla a che vedere con quella del primo cittadino di Roma, cui fa riferimento la sentenza del Tarra. Lungi dal demonizzare i fuochi, ha aggiunto Battista, pone il divieto solo ai luoghi pubblici o di uso pubblico e solo in alcune ore del giorno, in cui i botti possono essere rischiosi per persone e animali. Il provvedimento, ha concluso il sindaco, mira a promuovere un utilizzo responsabile del materiale pirotecnico di libera vendita, ma anche l'adozione di particolari cautele per tutelare chi è più fragile. Evento musicale di grande rilevanza all'Auditorium di Isernia, in programma per il prossimo 2 gennaio alle 20.30 con l'intervento di tre grandi artisti molisani. Il direttore d'orchestra Fernando Raucci, il tenore Paolo Bartolucci e il pianista Simone Sala. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. Concerto di Capodanno all'Auditorium di Isernia lunedì 2 gennaio alle 20.30. Sul palco un'orchestra diretta dal maestro Isernino Fernando Raucci, insieme al pianista Simone Sala e al tenore Paolo Bartolucci. Una vetrina regionale per l'Auditorium di Sernia perché si tratta dell'unico concerto di questa portata organizzato in Molise grazie al sostegno del comune di Sernia. Sono particolarmente felice di partecipare al concerto di capodanno della città di Sernia, che è un po' il concerto di capodanno della regione Molise quest'anno perché... Uh, L'unico concerto in perfetto stile viennese, uh, come si suol dire, insomma, nello stile del concerto di Capodanno che si vede in TV, quest'anno lo si può vedere soltanto all'Auditorium di Sernia. Questo grazie a una serie di uh, attori e di protagonisti, ma soprattutto di personaggi che dietro le quinte hanno reso possibile un evento che è di grande levatura ma anche di grande sforzo, sia economico sia organizzativo. Parliamo di, eh, del direttore Fernando Raucci che dirigerà il concerto e che è un isernino doc con un'esperienza eh, estera ventennale alle spalle. Due solisti, Paolo Bartolucci Tenore, eh, io al pianoforte eh, Simone Sala e un'orchestra di 40 elementi sul palco che regaleranno alla città una serata eh, frizzante un, con un programma eh, leggero che racconta eh, quella parte della musica più divertente, ma anche virtuosistica, anche profonda, quindi ci saranno momenti per tutte le emozioni. Va eh, fatto un ringraziamento fondamentale agli sponsor privati di questa serata e al Comune di Sernia che attraverso il suo patrocinio ha permesso di realizzare ancora una volta un grande evento per il Molise e per la città di Sernia che speriamo abbia una larghissima partecipazione. Eh, la biglietteria sta andando molto bene e di questo siamo sinceramente orgogliosi e speriamo. Che di avere una sala davvero piena che possa regalare agli artisti, ma soprattutto alla città di Sernia, una serata indimenticabile. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili fino alla sera di lunedì 2 gennaio presso Printmania, di fronte all'Auditorium. Clima di festa a Gambatesa, dove nella notte di San Silvestro si svolge l'edizione del Manitunate, giunta alla 317. Circa 400 tra cantori e strumentisti porteranno con simpatia gli auguri in tutte le case del paese, con i classici stornelli che caratterizzano l'evento. Intanto, come accade dal 2008, la serata del 30 dicembre è stata caratterizzata da un prologo, questa volta un doppio gemellaggio ed una serata enogastro culturale. Il servizio è di Giuseppe Carrera. Il pomeriggio del 30 dicembre si apre con la scopertura di una targa che l'Auser e i volontari del Castello hanno voluto come ingresso al centro di Gambatesa. Semplice quanto efficace per dare percorsi e indicazioni su monumenti e spunti di interesse. Poi il corteo fino a Piazza Municipio. Maitunat a tavola, evento enogastroculturale, come lo ha definito Giovanni Carozza, il presidente dell'associazione Maitunat, ha proposto musica, cultura e sapori fino a tardi. Ma l'entusiasmo questa volta è stato acceso dai canti e dagli stornelli intonati dai bambini, loro che sono il futuro di questa tradizione, hanno tenuto la scena a lungo e con consapevolezza, dopo la scuola delle Maitunat che nei mesi scorsi è stata allestita e che ha dato a questi piccoli interpreti le basi tecniche già messe a frutto in questo capodanno. I bambini hanno, uno, hanno la capacità di vedere le cose nel modo giusto rispetto agli adulti che adottano dei filtri e anche questi bambini hanno raccontato la realtà del paese attraverso i loro occhi perché i Maedonati danno questa possibilità di raccontare ciò che succede e ogni anno uno racconta ciò che è successo in quell'anno, non sono mai uguali all'anno precedente e i bambini hanno fatto questo, hanno raccontato attraverso il loro punto di vista con i Maedonati quello che loro vedono, che notano tutti i giorni. L'occasione è stata arricchita anche dal gemellaggio con le comunità di Santa Croce di Magliano e San Giovanni in Galdo, luoghi dove nella notte del 5 gennaio viene portata in forma itinerante la Pasquetta, tradizionale canto che descrive il percorso e l'arrivo dei magi. I sindaci e i rappresentanti delle associazioni dei due paesi hanno spiegato le particolarità dei loro eventi, immergendosi anche nel clima festivo del Capodanno Gambatesano. Uno scambio di doni e di targhe tra i primi cittadini dei tre comuni ha sancito l'evento ufficiale. Voglio cogliere l'occasione per, per ringraziare davvero Telemolise e il lavoro che state facendo, in particolare Viaggio nel Molise. Perché io personalmente ho avuto modo di conoscere le, la Pasquetta di Santa Croce di Magliano proprio grazie a Viaggio nel Molise, a uno dei tanti servizi. E oggi, grazie al gemellaggio, ho scoperto che c'è la Pasquetta anche a San Giovanni in Galdo, ma c'è anche a Toro e in altri paesi. Le note delle canzoni intonate dai bambini lasciano spazio alla lunga notte di San Silvestro. Fino alla sera del primo gennaio nessun dorma. Strumenti e voci animeranno il borgo e i tanti camperisti che proprio oggi sono arrivati in paese. E a Sepino il nuovo anno nella notte di San Silvestro e nella mattinata del primo gennaio è salutato da tradizione con canzoni e buoni auspici al ritmo del buffo e di altri strumenti tradizionali suonati da numerose squadre che portano in questo modo gli auguri in tutte le contrade del paese, come dire a domicilio e casa per casa. La serenata serale si trasforma nella mattinata a partire dalla mezzanotte ma il senso augurale di coinvolgimento resta forte tra tradizione e attività attaccamento alle proprie radici culturali. Nella mattinata del primo giorno dell'anno tutte le squadre si ritrovano in piazza Prisco al centro del paese. Qui dalle 10 fino ad ora di pranzo la Sagra del Bufù vive la sua espressione più corale con la base ritmica e sincrona che regala un impatto particolare anche sotto il profilo musicale oltre che della tradizione. A Sepino lo strumento è una delle caratteristiche che sottolinea i momenti di festa e già da un mese le squadre si sono ritrovate per le prove in vista dell'evento clou. Inaugurata nell'edificio della ex pretura a Riccia la nuova sede della scuola eh, comunale di musica, intitolata a Pierino Mignogna. Maestro, poeta e musicista, Mignogna è stata una figura importante per tutto il paese del Fortore, in particolare nel servizio di Valeria Farina. Una struttura all'avanguardia al passo con i tempi che sposa cultura e tradizione è la Scuola Comunale di Musica di Riccia, nata vent'anni fa e che dopo due decenni di successi e riconoscimenti ha inaugurato la nuova sede, trasferendosi nell'edificio dell'ex pretura del paese. La scuola dedicata a Pierino Mignonia offre programmi all'avanguardia in linea con quelli ministeriali, oltre a percorsi di musicoterapia e con tanti strumenti. Questo era il sogno perseguito da tanti anni, questo è il raggiungimento di un percorso che abbiamo fatto qui a Riccia dal 1997 ed è un percorso fatto di sacrifici meritati a questo punto perché insomma, la sede è degna di questo nome, di una scuola che quest'anno frequenta e ha il suo ventesimo anno di attività. E eh, chiaramente, vuole essere anche questa la sede per eh, far diventare questo luogo un luogo della musica, della cultura e dell'arte in genere. La scuola, punto di riferimento per tutta l'area del Fortore e per il paese stesso, in vent'anni di attività ha registrato un numero crescente di studenti. Molti dei quali hanno proseguito la passione divenuta poi un mestiere al Conservatorio Perosi di Campobasso. Tre le aree musicali, popolare, moderna e classica, per studenti in erba, per amatori e appassionati che vogliono arricchire il loro sapere. Musica come terapia, come formazione e come lavoro è questa l'anima della scuola comunale di musica di Riccia. Questa struttura è una struttura che deve essere assolutamente di supporto alla istituzione Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso che rappresenta chiaramente la massima istituzione nella regione. Ma se la scuola comunale di musica può dare un supporto eh, pratico e forte all'istituzione, noi ne saremo molto grati. Altra cosa poi di organizzare stage, perfezionamento, seminari, incontri e tutto quello che possa riguardare l'integrazione sulla cultura in generale ma nello specifico nella musica. Oggi compie 100 anni il signor Raffaele Delli Quadri. Per l'occasione l'amministrazione comunale di Agnone consegnerà una onorificenza in segno di affetto e stima. A lui, chiaramente, gli auguri anche da parte di Telemolise. In chiusura, l'appello per un cane che è stato trovato a Guardia e che ci è stato segnalato da una coppia della Toscana in vacanza in Molise. Lo vedete nella foto, è un esemplare di media grandezza nero. Chiunque lo abbia smarrito può, come sempre, contattare la nostra redazione. Io mi fermo qui, è tutto. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi il telegiornale sportivo. L'informazione torna intorno alle 15. Grazie per averci seguito e auguri. Ancora auguri di buon anno.